sconfitta brutta in tutti i sensi, nel senso che oltre a non farci fare nessun punto oggi, ma anche la prestazione molto di sotto delle aspettative messe in atto, non abbiamo creato quasi niente. Allora, che non abbiamo creato tanto è vero, una prestazione sotto le aspettative non è vero, perché secondo me nel primo tempo abbiamo fatto bene, siamo stati aggressivi, è vero che non abbiamo concesso, mi sembra che sui primi due tiri in porta abbiamo preso due gol, nel primo tempo col 25esimo su una punizione deviata. È vero che abbiamo costruito poco, ma abbiamo tenuto il pallino del gioco e non abbiamo mai rischiato niente. Poi nel secondo tempo siamo partiti bene, una volta subito il secondo gol, quando abbiamo visto che nel girar palla facevamo qualche errore, abbiamo cercato questi lanci lunghi che non sono la nostra prerogativa, che non ci hanno dato risultati né oggi né a Castelfranco, e quindi dobbiamo capire che anche nonostante l'errore bisogna continuare a giocare, perché quel tipo di gioco lì ci ha portato a fare le cose buone. Quindi cos'è che secondo te fino adesso è mancato? Ma è mancato anche un po' di dire la fortuna, no, perché la fortuna non si può allenare. Certamente quando tu fai un primo tempo di questo genere, che sei aggressivo in avanti, che riesci a rubare palloni, che provi a ripartire, è vero che non abbiamo costruito molto, però il primo tiro, c'è una deviazione, fa un gol, è chiaro che tutte le volte rimettere in corso le partite diventa difficile, poi entra anche una condizione psicologica negativa, nel senso che mi sembra che siamo sempre andati sotto, una volta due volte abbiamo recuperato, una volta abbiamo vinto e pareggiato e le altre abbiamo perso. Questo certamente non dà tranquillità, però dobbiamo ripartire da quello che di buono abbiamo fatto, nel capire quali sono i nostri pregi in queste quattro partite, saltare quelli e cercare di limare i difetti.